I'm doing me, 'cause I am everything. I'm doing me, I am the energy, I am that thing. Turning up the goddess way. TG Web di Città di Ariano, 29 ottobre 2020, Valentina Ciccarelli studio, ben ritrovati. Cominciamo dalla politica. Emergenza Covid, De Luca attacca Conte. Pesanti dichiarazioni da parte del presidente della Regione Campania contro il governo centrale, che accusa di non aver adempiuto le richieste della Regione in ordine all'emergenza Covid-19. Dei 600 operatori sanitari richiesti, ha affermato De Luca, solo 100 sono giunti sul territorio campano e sono insufficienti per le esigenze evidenti della crescita epidemiologica locale. In conclusione, De Luca ha anche espresso disappunto per le decisioni generali del governo centrale in merito alla pandemia, che trova improvvisate e mal motivate. Provinciali, nessun rinvio al momento, la norma non è inserita nel DL Ristori. Domenico Biancardi, presidente della provincia, con una nota si era appena detto soddisfatto che nella bozza del decreto Ristori fosse stato inserito all'articolo 27 anche il rinvio delle elezioni per i consigli provinciali. Una scelta giusta che avevamo sollecitato già da diversi giorni per evitare il rischio di contagio da Covid-19 e che fa slittare al prossimo 28 marzo la tornata elettorale per le provinciali. Ma in realtà sembra non esserci al momento alcun rinvio, le elezioni provinciali restano confermate al 13 dicembre. Intanto però da Roma fanno sapere che la norma sarebbe stata esclusa solo all'ultimo istante, ma che dovrebbe essere inserita in un nuovo decreto di imminente pubblicazione. Ariano, Unione Popolare, tutelare il frangipane. Con la Federazione Politica Unione Popolare ci uniamo al coro di tutta la politica arianese volto a chiedere alle dirigenze ASL una revisione dei propri piani operativi. Con una nota il gruppo Unione Popolare fa sapere che l'attenzione sanitaria riservata alla pandemia da Covid-19 è senza dubbio necessaria in alcuni casi di primaria importanza. Tuttavia, scrivono, riteniamo che le restanti patologie non possano assolutamente essere trascurate mettendo in condizioni di rischio i pazienti costretti ad essere trasferiti in strutture distanti. È questo quello che starebbe accadendo al frangipane di Ariano, dove i numerosi utenti del nosocomio sarebbero costretti a trasferimenti scomodi. Solidarietà viene espressa dal gruppo Unione Popolare anche agli utenti di altre strutture ospedaliere della provincia, come il Landolfi di Solofra, che sta incontrando le stesse preoccupazioni degli arianesi e vivendo in un clima di incertezza rispetto alla difficoltà di trovarsi a fronteggiare problemi di salute diversi dal Covid-19. E passiamo alla situazione epidemiologica in Campania. 247 sono i casi positivi registrati nella giornata di ieri in provincia di Avellino. 66 casi riguardano persone residenti nel comune capoluogo, 33 di Avella, 12 di Mirabella, 9 di Nusco, 2 di Ariano Irpino e di altri 45 comuni irpini. 2.427 sono invece i positivi in Campania rilevati nelle ultime 24 ore. Di questi, 31 sarebbero asintomatici e 2.396 invece gli asintomatici. 365 pazienti dichiarati guariti e 17 deceduti tra il 24 e il 27 ottobre. ASL, attivate 5 postazioni per tamponi. L'azienda sanitaria locale ha comunicato che sono state attivate 5 postazioni drive-in nei comuni di Avella, Avellino, Ariano Irpino, Cervinara e Montella per l'effettuazione di tamponi ai contatti stretti dei casi positivi da Covid-19. Le postazioni opereranno a partire dal 31 ottobre nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 8 alle ore 14 in modalità drive-in, facendo i tamponi a cittadini inseriti negli elenchi forniti dal Servizio di Epidemiologia e Prevenzione. Associazione Controvento Avellino, preoccupazione per la situazione sanitaria irpina. Il 15 ottobre l'unità di crisi regionale con una nota ha disposto il numero di posti letto Covid che ciascuna azienda avrebbe dovuto garantire. L'associazione Controvento ritiene che questi posti letto andrebbero concentrati in poche strutture, lasciando al Moscati, al Frangipane di Ariano,
La certezza di poter continuare ad occuparsi dell'altissima, alta e media specialità nelle varie discipline che non devono assolutamente subire limitazioni. Se è vero infatti che il problema Covid oggi riveste un'importanza fondamentale, scrivono, è altrettanto vero che patologie o ancor più gravi come cardiovascolari, chirurgiche, neurologiche e oncologiche determinano livelli di mortalità elevatissimi, resi ancor più marcati dal timore che i cittadini hanno di recarsi in ospedale per il timore di contagio, hanno concluso. E passiamo allo sport. Avellino, pari e beffa con la Turris. Secondo pareggio interno di fila per i biancoverdi nel recupero della prima giornata del girone C di campionato di Serie C. Gli uomini di Mister Braia impattano per 2-2 con la Turris. Vittoria e primato in classifica sfumati per i lupi, complice anche l'ingenua espulsione di Maniero. L'Avellino torna in campo il prossimo 8 novembre sempre al Partenio Lombardi contro il Catanzaro. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di oggi alle ore 15 in diretta sulla pagina Facebook con Zona Franca. Ospite in studio l'avvocato Marcello Luparella. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordo come sempre la possibilità di seguirci sui canali social. Da Valentina Ciccarelli è tutto. Buon proseguimento di giornata e alla prossima edizione.